Ciao a tutti amici YouTube, siamo per il... Oggi faremo... No. Oh no Milo. Vaniglia, ma è molto... Sono Milo. Tempo di preparazione? Quanto? E vediamo se ci riescono. Buonasera amici YouTube, io sono Milo e oggi vi insegnerò una ricetta facile e veloce. Faremo insieme i cookies, che sono dei biscotti tipici americani, croccanti all'esterno e morbidi all'interno. Per la ricetta avremo bisogno di 300 g di farina, 250 g di burro, 2 uova, un pizzico di sale, un pizzico di bicarbonato, 100 g di zucchero di canna e 200 g di gocce di cioccolato. Tutto chiaro, dolcezza? In alcune ricette hanno messo anche la vaniglia, ma io non l'ho comprata e quindi non la mettiamo. Andiamoli a preparare. Non sarà difficile. Iniziamo mettendo in una ciotola tutte le parti solide. Quindi aggiungiamo alla farina il pizzico di sale e quello di bicarbonato. In più i 100 g di zucchero di canna. Mi hanno detto che lo zucchero di canna lo dovevo mettere con le uova, però voi fatelo bene a casa. Io lo sto facendo qua, giusto? Ora tagliamo il burro. Minchia, si taglia il burro. Comunque, non sono bravo in cucina, sono bravo a fare altro, va bene? Mettiamo tutto in questa ciotola grandissima. Va bene, tagliato. Per questa ricetta stiamo usando due uova nostrane. Cioè, non strane. Cioè, normali. Come posso spiegartelo? È orribile. Come si fa a mescolare questa cosa? Con le mani. Bene, per motivi tecnici mettiamo tutto insieme. Come? No. Ma va. Tipo cucina da incubo, sta diventando sta cosa. E arriminiamo. Mi puzza di uovo per chissà quanti anni. Il mio consiglio è di prendere tutti gli ingredienti e buttarli nella stessa ciotola, perché tanto il papparozzone viene. Quando avrà un colore omogeneo sarà pronto. Allora, mettiamo le gocce di cocciolato. Divertente, no? Ma tipo rum non ce ne va in queste ricette. Mi hanno criticato il video perché mia zia ha detto che si ubriacava. Quella là neanche sai cos'è uno spinello, neanche sai cos'è un bicchiere di rum. Una volta che vi viene questo, forse i moli, è terribile. Una pallina di papparozzo, quella schifezza lì, o la schiacciamo e se la riusciamo a cosa assomiglia? Non la devi schiacciare, devi fare a palline e le devi mettere là, poi ci pensa il forno a farle diventare piatte. Vero? Sì. Ma prendiamo una palla e le mettiamo qua. Ho visto delle ricette in cui in forno gli mettevano pure un marshmallow di sopra. Però io non lo consiglio. Oh certo, il veleno. Lì dovete mettere 30 minuti in frigo. Non si sa per quale motivo, ma lo dovete fare. Dopo 30 minuti di frigo a diventare duri. Sono duri. 220, mettiamo 220. 220 per 2000 minuti. Appena sono cotti si capisce, non c'è bisogno che pitterete il timer. È la stessa cosa che dico a mia madre quando cucina i pastoncini Findus. Se a 10 minuti sono pronti, cacci su di fiamme sopra, ti puoi sudare. Allora ragazzi, dopo 30 minuti in frigo e 40 minuti in forno circa, sono venuti i nostri biscotti. Di buoni. Va bene questa ricetta, la potete fare pure voi a casa. Per me no. 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 Allora, i biscotti sono molto buoni. Se vi piacciono questi video e ne volete ancora, scrivetelo nei commenti, mettete vi piace e iscrivetevi al canale. Ricordatevi quello che dice mia zia, è importante iscriversi al canale. Mi raccomando, tutti, vi raccomando. Seguite il canale. Si segue il canale.